Allora c'è di nuovo Sandy Ferma a 150 metri. Questo è il posto che il cane mi ha insegnato una settimana fa. Beccaccia deve essersi tolta perché io non ho visto niente. Andiamo. Allora, ora come ora sono curioso di vedere se succede quello che è successo l'altra volta. Ok. Quindi, l'altra volta il cane ha fermato qua. La prima volta, eccolo lì che sta ripassando, infatti l'ho raggiunto adesso qua. E dopo di questa ferma l'ha rifermata là per due volte e poi l'ho sparata e non l'ho presa, era intorno a mezzogiorno l'una e poi sono tornato di sera, come avete visto nel video, il numero 16 mi sembra, non sono sicuro. E quindi vediamo adesso se per caso questo potrebbe essere un posto di buttata, dove però si buttano ma non gli piace, come quell'altro posto che è tutta da un'altra parte, che avete visto nel video, all'inizio del video 16. E quindi vediamo se per caso riferma di nuovo là. Ciao! Allora, il pronostico si sta rivelando giusto, il cane adesso è di nuovo fermo esattamente la stessa identica cosa della settimana scorsa. Quindi ho il cane a 27 metri. Eccolo là. C'è un attimo.
credo. Non ha sparato il fucile. Non ci credo. Non ha sparato il fucile. Guardate il segno sul... Guardate il segno sulla, sulla cartuccia. Non si vede. Cazzo, che sfiga. In realtà ho appena controllato e il fucile funziona benissimo, solo che probabilmente io quando ho preso quell'altra beccaccia non... Forse nel ricaricare non l'ho aperto bene del tutto e non so cosa sia. Però è un vero peccato perché era una grande azione. Ve la farò vedere comunque. E grande azione perché pensate che il cane ha fermato qua sopra, su quei sassi, sopra i sassi. Almeno, insomma, si capirà, però la beccaccia è partita da là in fondo, quindi a 10 metri da me. E il cane ha fermato 30 metri là sicuramente. Poi la beccaccia si deve essere spostata perché... Però... Con questo vento, non so se si vede le piante, questo vento incredibile, è possibile anche gli sia arrivata una ventata e poi l'abbia accompagnata fino a qua. Un vero peccato non aver concluso un'azione così, però pazienza, succede. Allora, stavo cercando di andare sulla rimessa e il cane era già più avanti e la beccaccia è ripartita da sola, l'ho vista sfilare in alto e andare in quella direzione. Adesso il cane è già andato e vediamo se riesco a ritrovarla, ma questa è incattivita forte, è già due volte quella in cui il fucile non ha sparato. Porco cane, guarda dov'era. Questa è cattiva forte. Questa non si può. Questa ormai è indispettita. Anche se non ha preso nessuna fucilata, questa si è incazzata di brutto. Certo che quest'aria non aiuta, ragazzi. Guardate le piante. Immaginavo fosse venuta qui sotto i sassi, ma ha sbagliato posto perché il vento qui batte ugualmente, quindi non poteva stare tranquilla. In più era il pulito, non poteva assolutamente. Anche se mi viene il dubbio che fosse la stessa, cioè che non fosse la stessa. Provo ad andare a vedere più in là. Il dubbio era fondato perché era un po' troppo alta quella. Infatti il beeper sta suonando ancora. Metri sopra. Cazzo, contro il sole. Non ci vedo. Thank you.
Si è già tolta di nuovo. Si è già tolta di nuovo, pensa a te. C'è Sandy di nuovo ferma sotto i sassi. Sponde di sassi stanno. Grande! Grande fucilata! Grande fucilata! Grande bettaccia! Voluta! Ragazzi! Voluta! Voluta! Grande bettaccia! Grande fucilata! Mamma mia! Oh! Forza! Sandy! Sandina! E la beccaccia? E la beccaccia? Eh? Dai, vai a prenderla! Vai a prenderla, via! Vieni là, via, 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 prendila, via! Dai, via! Ogni tanto fa un po' la dispettosa, però è così. Mi piace così, va bene così. Brava, qua, Sandy! Top, top, top! Sandy! È così! Che ci vuoi fare? Adesso sto trovando un punto. Sto trovando un punto dove distenderci un po' perché è distrutta. Ragazzi, l'immagine sarà un po' mossa perché ho messo la telecamera su una pianta che si sta muovendo e Sandy è distrutta. Abbiamo fatto un gran bel lavoro su sta beccaccia. Caro Sandina,